Signori, benvenuti in un nuovissimo video qui sul canale. Finalmente possiamo mettere le mani sopra queste due bestie, ovvero Broly e Gohan LR. È uscito da download e finalmente possiamo provarli sul server privato. Infatti, prima che cominci il video, ragazzi, vi aspetto oggi pomeriggio, che saremo in stream su Twitch e su YouTube, che faremo la reaction a Sparking Zero e poi dopo andiamo a testare i personaggi. Infatti stasera non streameremo, ma streameremo soltanto questo pomeriggio con il test delle due nuove LR. Quindi ragazzi, vi aspetto in stream, mi raccomando, non mancate. Però adesso finalmente possiamo provare a fare questo rapido showcase per quanto riguarda questo Broly, e poi più tardi, ragazzi, nelle prossime ore avrete anche lo showcase di Gohan. Allora, prima di partire, naturalmente ci troviamo con un doppio 200% con doppio di lui leader. Non l'ho voluto testare con doppio Broly Tech, quello lo proveremo oggi in stream naturalmente. E ci troviamo doppio di lui, quindi 200% al team. Sto utilizzando la nuova category Uncontrollable Power e sto sfruttando l'occasione anche per utilizzare Kid Buu fisico, visto che prende la leader e non fa assolutamente schifo da giocare con sto Broly. Allora, come potete vedere, il personaggio può attivare fin da subito il domain. Ah, prima che mi dimentico, i personaggi escono il 14 mattina, quindi 14, spero ci siamo capiti, perché ancora gente che pensava che uscissero venerdì, io glielo sto dicendo da due giorni che escono il 14, però la gente non capisce, e quindi ragazzi, 14, ok? Allora, come potete vedere, naturalmente, Brolint, essendo che comunque è da primo slot, mettiamolo in questo modo, i primi turni, e deve attivare il domain per setupparsi. Infatti noi mo lo attiviamo subito, così vi faccio vedere anche il fatto di attivare un domain e poi attiviamo subito quello dopo. Allora, difensivamente 360, porca troia. A livello difensivo io l'ho detto, sto qua. Allora, a livello di danni pure sarà enorme sicuramente, ma pure a livello difensivo, intanto tiriamo l'active per vedere pure quanto fa di danno. Ma a livello difensivo questo secondo me è veramente un support della madonna, anche perché questo mo si deve prendere ancora il death più 60. Veramente fenomenale, vediamo, 11 milioni di danni pure non sono assolutamente male. Lui adesso attiva il domain, quindi buffa gli extreme, debuffa i super, tutto quello che volete. Io non mi ricordo nemmeno di preciso quanto buffava attack e def 15 e prendevano un 15% in più i super. Ok, difesa 414, calcolate sto coso, c'ha 60% di R e adesso c'ha pure la guardia. Fenomenale ragazzi, veramente fenomenale. Per fortuna con i chi si riauto, si dà chi più 2, quindi risolve anche i problemi di chi. Facciamo in questo modo e facciamo così. Vediamo un po' quanto carica, che poi in realtà questo credo già sia il full setup in realtà. Ah, 5 è partito, dai. Vediamo, vabbè, pure la ah, ma questa sì, la mi sembra. Ma porco, mi pare che si lava, non mi ricordo. Mi sa che qua è un mega rip. Porco 2. Vabbè, scam come sempre da parte dell'evento. Grazie, potevi doggiare. Ah no no, lui continua a doggiare. Capisco, no. Guarda, non voglio controllare la build, non voglio sapere se è buildato Evo. Mi pare che lui il full setup già ce l'ha, mi pare, sì. Soltanto per la revive, come vi ho detto anche in stream, giustamente leggendo dal kit, si attiva dal quinto turno in poi. Quindi bisogna aspettare il quinto turno per il setup di... di coso, di revive. Intanto difesa 500.000 con Kid Buu, 600.000 se il max senza ancora aver fatto nulla. Porca troia ragazzi, sono valori molto alti, calcolando come vi ho detto che è un personaggio con 60% di R e guardia attiva. Wow, valori difensivi base veramente alti alti alti. Porca troia, qua ho messo coso prima perché non mi ricordavo se la, mi pare di no, però ho detto un momento se il max prima, sperando che se il max non cacci la scienza, perché quello Selmax è un po' una bestiolina quando... Ok, si lava, visto? Mi sono ricordato. Bastardi, voi che si late, pezzi di merda. Vediamo un po' quanto carica sto Broly, con Kid Buu in turno anche. Proprio qua facciamo chapeau. Vediamo un po', Selmax intanto ha tolto 3 barre vita solo con i pugni. Vabbè, sta un po' incazzato, dai. 24 milioni! Ok. Senza Kid stavamo sui 20, probabilmente. Io l'ho detto, più o meno, quelli sono i danni. L'unica cosa è che giustamente sto Brolint, non avendo stack infinito nella 18K come Broly Tech, andrà nel tempo a caricare meno del nuovo Broly Tech, no? Però comunque ragazzi, sono 20 milioni da un personaggio che di base supporta il team, per dire, fa tutto in più, ecco. Tanta roba. Ecco, adesso lo mettiamo anche col Best Linker, che è Broly Tech trasformato, quindi ancora più nel giocarlo con lui, giustamente gli dà tutti i link del caso. Facciamo in questo modo, facciamo così, ci prendiamo queste altre orb.
Vediamo un po', 477.000 def senza Kiddo, quindi più o meno Kiddo gli ha dato un 30.000 def prima. E ragazzi, personaggio incredibile, cioè io non so nemmeno che dirvi, sincero, è un personaggio fortissimo. Voi avete attivato il domain adesso, mo il tempo che si scarica il domain attivate quello dell'altro alleato, se ne ho giocate doppio naturalmente, e state punte a capo, avete di nuovo guardia attiva, vabbè la DR ce l'ha di base, l'attacco super efficace già se l'è preso, perché basta avere solo il domain attivo, non per forza dovete attivare il domain con quel personaggio, quindi il super efficace lo avete sia con lui che con l'altro, e il buff alla difesa lo avete sia con lui che con l'altro, perché basta attivare un domain. Poi per la revive, giustamente per prendersi gli ultimi buff di del 60% di def fissa con la revive, ecco, quello era il buff che mi dimenticavo. Poi vabbè, buffa pure la categoria, controllable power, ragazzi, cioè io veramente non so che dire, sincero. Abbiamo l'altra active, la tiriamo subito, vi faccio vedere difensivamente 377, che comunque è molto solido, calcolando che voi non andate a giocare secondo slot principalmente, che ne so, con Broly Tech primo, anche senza domain è molto solido, però voi appena potete, pam, tirate il domain, tirate anche la botta suprema, che comunque fa danno sta cosa. Sono 13 milioni, vabbè, a colore di vantaggio, non male, comunque sono danni in più. Si riattiva il domain e quindi mo siamo punti a capo, buffa la difesa, buffa tutto quello che volete. 430, intanto c'è 1.300.000 il max, vabbè. 434.000, purtroppo con lui linka un po' meglio. Ok, teniamoci Broly a GL in turno. Oddio, in realtà più che tenerlo in turno io farei comunque così, perché giustamente sarebbe da vedere col domain pure di Broly di Super, assolutamente. Facciamo in questo modo e boh, tiriamo questo. Troppo Broly di Super, ha perso parecchio, con tutte queste uscite di sti Broly. L'unica utilità di Broly è attivare il domain, sincero. L'unico utilità di Broly di Super è attivare il domain e buffare gli altri Broly, punto. Poi il resto veramente amen. Intanto qui Cellmax scazzato proprio, questi sono pure i buff che sta dando Broly, Cioè, sto Cellmax ha guadagnato un sacco con Broly Int. Infatti mi sa che non lo vediamo Broly Int. Vabbè, mamma mia, zi, come mena sto Cellmax. Porca tra, comunque stiamo di danni belli sui 20 milioni. E come vedete adesso, stiamo al quinto turno e abbiamo la possibilità di attivare la revive. Mo, io spero di morirci, sincero, non potessimi dire la special all'inizio. Però è più possibilità che Gogeta muori rispetto che io ci muoia. Allora, vediamo, difesa 510.000, ok. Cioè, sto team tira di un dritto clamoroso, non te ne frega nulla. Adesso, essendo siamo arrivati al quinto turno, tu dici, vabbè, può darsi, mi può shottare. Sti cazzi, c'è Broly Int che ci copre. E vai, Broly Tech, vai, sfondalo. Quando carichi? 40 milioni. Dai, ragazzi, è semplicemente buff di Broly Int più Kid Buu fisico. Nulla di che, ragazzi, tranquilli proprio. Fenomenale, ragazzi, sto Broly è veramente fenomenale. Dà un supporto al team che non ci avete idea. Per questo io preferisco giocare più doppio Broly Tech che doppio Broly Int, perché comunque il domain alla fin fine ne tiri uno. Ma ne ho tirato due per sgravare, però potete anche tirarne uno solo, sincero. Potete tirarne anche un pochettino più avanti, non per forza subito, anche che ne so, turno 3, turno 4. In modo tale che poi andate in concomitanza con quello di Super, cioè con Broly di Super. Così finisce il vostro dell'Int e attaccate con quello del Super. 26 milioni. Sì, 26 milioni. Credo che sia il massimale, cioè comunque arrivare a 30 milioni vi dovete impegnare un po' di più. Però sono 26 milioni super efficace, specifichiamo. Ok, non siamo morti, dai, ma che sfiga. Vabbè, in realtà mi fa un'altra ora. Quindi moriamo e vediamo anche la revive. Incredibile contenuto, ragazzi. Vai, Kiddo, così ci vediamo anche il buff alla def. Perché quello è il buff alla def, lo prende o quando riceve un attacco, oppure quando si attiva la revive. Quindi mo con la revive abbiamo il fisso del 60% in più di difesa. Vai, brolalo, mamma mia, beh, animazioni un po' discutibili, mettiamole in questo modo. Vi ricordo, ragazzi, saremo in stream oggi pomeriggio per vedere Spark in Zero, che è alle ore 16, e poi continuiamo con questi showcase pazzeschi, pazzi sgravati. Abbiamo anche Broly Tech, incredibile. Ecco, il turno della revive vi dà la possibilità di non morirci su di lui pre-trasformazione, ecco. Allora, difesa adesso quanto abbiamo? Facciamo così. 373.000 def, ok. Quanto si scambia tra di loro di link? Ok, non si scambiano di tutto. Facciamo in questo modo, assolutamente. Ma io credo che basti avanzi fa così, Ma pure, io spero mi tiri una special all'inizio. Posso tirare pure l'hack, ma tanto non ci arriviamo a Broly Tech, sincero.
Però come vedete io comunque preferisco, se devo giocarlo, come vi ho detto, doppio Broly Deck piuttosto che doppio Broly Int. Poi naturalmente, che ne so, non avete trovato Broly Deck, avete trovato Broly Int, fate doppio Broly Int oppure Broly Int con Broly Deck amico, giustamente. E sti cavoli, non è che vi cambia tanto. Special! Ok, vediamo quanto ci fa con guardie e domain però senza special. Quindi siamo pre-special. Vediamo un po'. Questa mi pare che si lava. Sì, si lava, bastardo. 290.000. Come avete visto abbiamo tankato più che egregiamente, oserei dire. Solo che adesso Broly Deck potrebbe farci del male, esatto. Il problema è che giustamente le AOE fanno sempre male. Pure post revive, vabbè, avevamo quel Kiddo che si sapeva che moriva. Però ragazzi, il personaggio tutto sommato è veramente, ma veramente grosso. Nulla da dire. Tanta roba, avete visto le potenzialità del personaggio quali sono. Io sto facendo questo showcase veramente veloce perché vi devo registrare anche Gon e ve lo devo far uscire entro un'ora da quando sto registrando per farvi capire quanto veloce sto andando. E a parer mio, ripeto, mo l'abbiamo giocato doppio Broly Int, ma doppio Broly Deck secondo me, a parte che è più solido pure, però ne serve uno di Broly Int, sincero. Basta, o lo prendete sull'amico se non l'avete trovato, lo mettete nel team per una mono revive, tanto basta quella e anche il domain. In realtà più di uno è proprio per fa overkill, ecco. Per il resto ragazzi, questo è il personaggio, fatemi sapere la vostra sotto nei commenti cosa ne pensate. A parer mio è il personaggio perfetto che serviva a Broly, buff che buff, cioè personaggio che buffa la difesa, domain che aumenta i danni, quindi fanno ancora più danni Broly, e poi revive, attacco super efficace, guardia, tank, tutto quello che volete. Come avete visto attaccando anche Gogeta pre-special, quindi post-special erano double digit probabilmente. Signori, io vi saluto, grazie mille come sempre per aver visto il video e noi ci becchiamo ad un prossimo video che sarà sicuramente Gon e più tardi per la stream.